Welcome back. Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale. In questo video andremo a vedere quali sono le cause che portano iPad a non caricare quando lo colleghiamo a un cavo di alimentazione. Infatti, può essere un problema di natura hardware, ma anche software. Per prima cosa, proviamo ad eseguire un riavvio forzato. In questo modo andremo a riavviare iPad e, qualora ci fossero dei problemi leggeri di natura software, verrebbero rimossi al riavvio. Quindi, in base al modello di iPad di cui disponiamo, eseguiamo la combinazione di tasti per riavviarlo in modo forzato. Quando compare il simbolo della mela, possiamo lasciare la pressione dei tasti. A questo punto, sblocchiamo iPad e mettiamolo in carica per verificare se effettivamente il problema è stato risolto. Il secondo problema potrebbe dipendere dai caricatori e dai cavi. Se non sono originali o sono danneggiati, potrebbero influire sulla carica dell'iPad. La stessa cosa vale sui caricatori che non sono abbastanza potenti per caricare il nostro dispositivo. Per esempio, questo qui è troppo poco potente per dare energia al nostro iPad, mentre questo potrebbe già fornirgli abbastanza energia per caricare anche se lentamente. Utilizziamo sempre gli accessori originali, preferibilmente per evitare problemi alla carica. Un'altra cosa che possiamo fare è controllare la robustezza e le condizioni dei nostri cavi USB di tipo C o Lightning, che potrebbero essere danneggiati e quindi potrebbero non fornire l'alimentazione in modo costante, fornendo continue disconnessioni. Altra cosa che possiamo controllare è la presa del nostro iPad. Anche all'interno del nostro iPad potrebbero esserci dei problemi, quindi a livello software puliamo bene questa presa qui nel caso fosse quella che non crea un contatto efficace per la ricarica del dispositivo. Un'altra soluzione potrebbe essere il ripristino delle impostazioni, che non andrà a cancellare i nostri dati. Selezioniamo Trasferisci o inizializza iPad e poi Ripristina. Scegliamo Ripristina impostazioni. Inseriamo il codice del nostro iPad, premiamo su Ripristina. Confermiamo. Quello che dovremo fare sarà poi reinserire tutte le impostazioni come il Wi-Fi e le preferenze di sistema. Attendiamo che il nostro iPad si riavvii. La procedura potrebbe durare un paio di minuti. A questo punto il nostro iPad si sarà riavviato e, mantenendo tutti i nostri dati e le nostre applicazioni, avremo ripristinato le impostazioni, come quelle di rete, che potremo andare a riconfigurare in seguito attraverso l'apposito menu. Un'altra possibilità è utilizzare il programma ReiBoot di TenorShare, un programma in grado di fissare fino a 150 problemi dei sistemi operativi iOS e iPadOS su iPhone e iPad, eseguire downgrade, entrare in modalità DFU, di recovery con un solo clic e tanto altro. Vediamo come funziona. Colleghiamo il dispositivo al PC o al Mac per prima cosa. Premiamo sul tasto verde e conseguentemente premiamo sul tasto della riparazione standard. Scaricheremo il firmware. Una volta scaricato il firmware, iniziamo dunque il processo di riparazione. Ci vorrà qualche minuto. iPad entrerà in modalità DFU. Non vi preoccupate se vedete la schermata di recupero. Non scolleghiamo mai il dispositivo dal PC o dal Mac. Una volta terminato, saremo in grado di utilizzare iPad come nuovo senza aver perso alcun dato. Noi ci vediamo nel prossimo video. A presto!